Ciao a tutti amici di iCamera, siamo qui quest'oggi con Emanuele Puri, vincitore dell'iCamera Awards del 2023, che vi ricordo è la seconda edizione di questo contest che premia la miglior foto scattata con un iPhone in Italia, della nostra community, appunto della community di Camera, che è la community più grande d'Italia sulla fotografia ad iPhone. Vi ricordo anche che Emanuele ha vinto anche la prima edizione, quindi l'avete premiato doppiamente in questi anni. E siamo qui con lui per fargli un pochino qualche domanda, per cercare quindi anche magari di capire come poter migliorare le nostre foto fin da subito, anche grazie ai consigli che ci darà quest'oggi appunto Emanuele. E quindi ecco, diciamo, rompiamo subito il ghiaccio e ti voglio chiedere come prima domanda appunto è cos'è per te la fotografia e perché scatti con un iPhone? Buongiorno Matteo e buongiorno a tutti i membri di iCamera, del gruppo Facebook iCamera, e grazie per questa riconferma, grazie per questa bellissima notizia. Insomma, non credevo, perché di foto poi ce ne sono bellissime, ci sono altre, però avete scelto di nuovo me e grazie, grazie veramente. Che dirti Matteo? La fotografia per me è l'esternazione di noi stessi, cioè qualsiasi cosa vediamo, che sia un tramonto, un animale, un oggetto, lo andiamo a fotografare, ma ci mettiamo noi stessi, ecco. Per me è l'esternazione, appunto, come ti ho detto prima, della nostra anima, cioè noi mettiamo la nostra anima in tutto quello che vediamo. E perché scatto con un iPhone piuttosto che con una macchinetta? Ti faccio un piccolo esempio. A scuola io avevo un ragazzo, io facevo il professionale. Avevo un ragazzo che lui era bravissimo a scuola, tanto che prendeva tutti 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10, finché un giorno dicemmo lui, ma si chiamava Andrea: Andrea, perché non provi a fare una scuola come il liceo, come altre scuole, insomma, di livello più alto? E lui ci rispose in un modo che ci colpì, soprattutto me colpì così. Perché disse: se io vado in un liceo sarei uno dei tanti, mentre qui io riesco a fare la differenza. Ecco, questa cosa poi in un certo modo l'ho fatta mia nella fotografia, perché ho sempre pensato che se avessi scattato con una macchinetta fotografica, i miei scatti sarebbero stati, sarebbe stato, un mio scatto sarebbe stato uno dei tanti fatti con macchinetta. Ecco, mentre con un iPhone, provo un'enorme soddisfazione quando mi dicono: ma veramente questa foto l'hai scattata con un iPhone e non con una macchinetta fotografica? Ecco, questa per me, come ripeto, è una grandissima soddisfazione, perché veramente tu con un oggetto che hai sempre in tasca, ecco anche la bellezza dell'avere qualcosa sempre pronto a scattare, riesci a fare la differenza. Quindi questo anche per dirti che non è tanto il mezzo con il quale tu vai ad effettuare lo scatto, ma è poi quello che tu vuoi trasmettere in quello scatto che fa la differenza. Ecco, il compromesso smartphone, averlo sempre dietro, e la tecnologia dell'iPhone, che è il non plus ultra del mercato, per quanto mi riguarda, per quello che penso, è strepitoso, insomma. Ecco. Ok, passiamo quindi alla seconda domanda e vorrei chiederti di spiegarci appunto come hai scattato questa foto che è risultata quindi poi la vincitrice. Ti hanno votato, praticamente ho visto il 46% di chi ha Wow, votato grazie. ha scelto la tua foto e quindi vorrei chiederti un pochino Sì. come l'hai scattata e di dirci appunto qualcosa in più su di lei, insomma. Questa, allora, come voglio dire subito, io sono un amante sfegatato del dark, soprattutto dei temporali, proprio perché, non lo so, sin da piccolo io sono amante di queste atmosfere, ecco. Per questa foto in realtà non ho fatto grandi cose, semplicemente ho sfruttato una funzione fondamentale che hanno i nostri iPhone, che si chiama funzione Burst Mode, che sarebbe, altro non sarebbe, che lo scatto a raffica. Quindi io ho posizionato il mio iPhone sul cavalletto in un punto determinato del luogo in cui ero, in questo caso il lago di Bolsena, e ho cominciato, tenevo premuto praticamente il bottone del telefono. Ecco, ho preso questo esatto momento. L'editing che poi è stato fatto
Sembra poco, Matteo, perché la fotografia e lo scatto già era buio di suo. Apro una parentesi, avevo regolato le impostazioni di luminosità durante lo scatto, quindi diciamo che già lo scatto, come è stato fatto, ha già una luminosità impostata in partenza. Poi però quello che ho fatto nella post-produzione è andare ad aumentare quello che è il buio, aumentare determinate luci, determinati dettagli della fotografia per cercare di creare un contrasto netto tra quello che è il momento del fulmine e quello che era invece il quadro delle nubi, del lago. Se voi vedete l'originale e la post prodotta, in realtà sembra, viene da dire, hai abbassato solamente le luci o l'hai resa solamente più buia. In realtà non è così, perché l'editing non è vado a fare una cosa al volo, chiudo, abbasso e la fotografia è fatta. No, c'è un grande lavoro dietro questa fotografia. Andare ad aumentare i contrasti, la foschia, abbassare le ombre, ma abbassare le ombre e nello stesso momento aumentare i bianchi, perché se tu vai ad abbassare le ombre non aumenti i bianchi, in contemporanea non stai attento con le luci che potrebbero andare a bruciare, che potrebbero bruciarsi, non bruciarsi. Ecco. Questi sono tanti parametri che uno deve andare a vedere, che poi meglio di te, Matteo, con i tuoi corsi non lo sa nessuno, non può spiegarlo, meglio di te non può spiegarlo nessuno. Però questo per dirti, per darti un assaggio di quello che può essere una post-produzione, che guardando la fotografia originale e post-prodotta, a uno verrebbe da dire, cavolo, non hai fatto altro che abbassare le luci, ok? In realtà non è così, c'è un lavoro dietro che è minuzioso, minuzioso all'ennesima potenza, ecco. Quindi sì, ho reso questa fotografia più dark rispetto a com'era la base di partenza, ma l'ho fatto andando comunque sempre a trasmettere quello che è il mio stile, perché credo anche, sono fortemente convinto che un fotografo non debba solo scattare, debba mettere se stesso, debba mettere quello che è dentro a livello interiore nello scatto. Perché se io avessi postato questa fotografia e vicino a me ci fosse stata un'altra persona e avrebbe fatto lo stesso in fase di scatto, uguale a me, io avrei postato una fotografia identica a quella dell'amico che avevo vicino. Ecco, la post-produzione è importante per me, credo sia fondamentale perché va ad aggiungere a quello scatto che tutti abbiamo visto nella stessa maniera, quello che tu sei, cioè lo stile tuo, lo stile che magari nel futuro potrà diventare una firma, come si chiama? Aiutami quando Beh, il tuo stile comunque fotografico, no? Che vuoi imprimere sì la tua firma non scritta, ma diciamo la tua firma a livello appunto di editing e di stile fotografico. In questo caso tu la imprimi esatto. sia nel momento di scatto, sì, perché le tue foto sono sempre una certa tipologia di foto, ma soprattutto nel momento dell'editing, lo vedo. Quindi Emanuele, ci hai già detto quindi quanto è stato importante per te l'editing in questo scatto e l'hai comunque detto, però ecco, te la voglio fare la piccola domandina. Avresti vinto il contest di iCamera, anche quest'anno, l'iCamera Awards, senza appunto fare editing su questo scatto? Vuoi la sincera verità, Matteo? Non credo, personalmente non credo. Credo che sarebbe stata votata comunque da tante persone perché rappresenta un momento particolare, sì, però è un momento dei tanti, è un momento che tu puoi vedere in altre fotografie, è un normale fulmine, ok? Quindi credo che l'editing abbia giocato un ruolo fondamentale nella vittoria di questo scatto. Sì, sono Ok. fortemente convinto che un editing possa aggiungere quel qualcosa in più per farti superare il traguardo. Sì. Perfetto, perfetto. E poi l'ultima domanda, e poi ti lasciamo. Vorrei chiederti, dacci un consiglio, dei consigli, su quello che è appunto una persona un po' novizia o una persona che vuole migliorare le proprie fotografie con l'iPhone. Quindi, secondo te, appunto, che consiglio daresti a una persona che magari adesso appunto ti sta guardando e vuole cercare di migliorare la sua fotografia? Semplice, non andare a caso, non prendere
il tuo iPhone sulle mani e vai a fotografare pensando di aver capito tutto, pensando di essere capace di poter scattare senza basi e senza niente. No. Fare dei corsi è fondamentale, è importantissimo, è la base di tutto. Inutile andare a leggere a destra e a manca su internet quello si fa, quell'altro non si fa, perché poi vai a leggere delle cose, chi dice una cosa, chi la dice un'altra. No, quello che dico io è seguire una strada, seguire un obiettivo, ma soprattutto farlo dietro un qualcuno che possa guidarti nella direzione giusta. Ecco, io penso che come i corsi di iCamera non ci sia, cioè, è veramente un corso ben fatto, ben fornito a livello di spiegazioni. Ecco, io penso che debba fare questo, debba seguire un corso per poter poi raggiungere quello che cerca. Perché magari tu non sai, non fai dei corsi, non fai, vai a caso, non sai nemmeno quello che cerchi. Cioè, tu vai a scattare così perché vedi una cosa, ho fatto una foto. Sì, hai fatto una foto. Ma con le dovute spiegazioni, con le dovute guide, tu non vai più a scattare a caso, vai a cercare quel qualcosa che forse non sapevi nemmeno di cercare, cioè vai a trovare quel qualcosa che non sapevi nemmeno di cercare, ecco. Quindi Quindi dici direi studio, fatevi aiutare. quindi dici sicuramente lo studio è importante, però poi È dopo lo studio fondamentale, fondamentale. ci deve essere, dico però, tanta pratica comunque. Certo che sì, ci deve essere pratica, ci deve essere studio. Beh, indubbiamente, senza lo studio non puoi andare ad effettuare la pratica, è logico. Va bene, quindi Emanuele, grazie mille per questa video intervista. Spero che a tutta la community, insomma, serva questi piccoli spunti che abbiamo dato appunto per cercare di migliorare ulteriormente le proprie fotografie con l'iPhone. Vi ricordo io stesso che ovviamente lo studio è importantissimo, ma è importantissima anche la pratica. Emanuele sicuramente senza tantissima pratica sul campo non sarebbe mai riuscito a raggiungere i traguardi che sta raggiungendo. E quindi ragazzi, nulla, vi lasciamo così e un abbraccio a tutti. Grazie ancora Matteo, grazie mille, grazie a tutti voi, è sempre un piacere. Continuate e buona luce. Ciao.